Facilitazione digitale, nello specifico, in pochi secondi di che cosa si tratta? Cioè, qual è il servizio che si offre? Questo è un progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proprio per aiutare i cittadini pugliesi e più in generale i cittadini italiani ad aumentare le competenze digitali di base, perché le ultime statistiche ci dicono che in Italia soltanto il 50% della popolazione ha competenze digitali di base e questa percentuale diventa ancora peggiore nelle regioni del Sud Italia. Quindi col progetto Punti di Facilitazione Digitale a livello nazionale e poi declinato qui a livello regionale stiamo accompagnando i cittadini nell'utilizzo dei servizi online della pubblica amministrazione, nella facilitazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie in modo tale che possano utilizzare queste tecnologie nel modo più appropriato e utilizzare al meglio soprattutto i servizi digitali innovativi messi a disposizione della pubblica amministrazione. Quindi presso questi punti i cittadini potranno richiedere informazioni su come gestire una PEC, come aprire lo SPID, come utilizzare un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie ad esempio. Siamo qui, abbiamo deciso di aprire dei punti in Puglia anche nelle sedi del servizio sanitario regionale proprio per aiutare i cittadini a utilizzare anche i servizi della sanità digitale.